Namaste, io sono East Brave, benvenuti a un nuovo episodio speciale, il finale di Papers, Please, dove vi mostro i finali, insomma, che vi mancano, i due finali che vi mancano, e una piccola cosa che a quanto pare ho dimenticato, che avviene al giorno 4, il boom del mercato nero. Quindi continuiamo giusto velocemente per fare questa cosa qua, perché per sbloccare le due monete che ci mancano sono quella di Impor e quella delle Federazioni Unite. Una la sbloccheremo più avanti, questa a quanto pare l'avevo saltata. E vediamo un po', siamo al giorno 4, quindi siamo tornati indietro e facciamo un bel salto. Come vedete, siamo molto più facilitati. Non abbiamo nessuno degli shortcut, insomma, per fare qualcosa. E aspettiamo una donna di Impor per cercare qualcosa. Intanto tu hai il permesso d'entrata e va benissimo il permesso d'entrata, resta un paio di giorni. Sei in transito, sì, e quindi facciamoti pure passare perché è in regola tutto. Dovrebbe essere in regola tutto. Quello che mi interessa è una donna di Impor. Credo sia una donna di Impor che debba arrivare. E dovrebbe essere la quinta che arriva. Controlliamo sempre tutto quanto. Milkov Pere, 78 kg, 1,91 m. Quindi dobbiamo cliccare qua, cliccare qua e cliccare qua. Dobbiamo darci spiegazioni. Dobbiamo fare controlli? Sì, dobbiamo fare il controllo delle impronte se vogliamo. Ok, non sei tu, quindi ti posso mandare via. Ok, e siamo due. Documenti prego. Yurko City, tu non hai il cedolino. Permesso. Non vale il cedolino. Ottieni permesso. Che schifo. Ho pagato il cedolino. Ok, questa è la quarta. Documenti prego. Gloria. Sono di passaggio. C'è scritto visita. Ok, il resto sembra andare bene, non è scaduto perché siamo ancora a novembre. Non creare problemi e andiamo avanti col prossimo. Che dovrebbe essere l'entry che vi ho detto. È una donna, viene da Impor, come potete vedere, scopo del viaggio. Sono così felice per l'apertura del confine. Faccio visita a mio figlio per una volta in 6 anni, durato soltanto 6 mesi. Dobbiamo però far notare che non ha... no, che non ha... Cos'è che ha? Ah, che è scaduto. Dobbiamo fargli notare che è scaduto. Non puoi entrare con questo documento. Ti prego, lasciami il mio aspetto. E poi la facciamo entrare. Cosa che avevo fatto, l'avevo probabilmente fatta entrare oppure l'ho rifiutata direttamente. E ci lascia il simboletto di Impor. Quindi sì, ci prendiamo la citazione. Ho sbloccato l'achievement e ho 4 in più. Quindi questo era semplicemente per mostrarvi, insomma, questa cosina in più, giusto per bloccare l'achievement della cosa. Ritorniamo pure al gioco principale, tanto l'achievement è sempre bloccato e torniamo sempre con. In questo playthrough qua non avremo quel specifico tassello di import, ma sappiate che l'ho sbloccato, insomma. Naufragal Summit dell'assurdo, comportamenti inspiegabili del negoziatore della Colechi. Torniamo alla cosa complicata, siamo al 20 dicembre, quindi il mese successivo. È il 38° giorno di lavoro. Questa la mettiamo via. Il Ministero di Continui Attacchi confiscare i passaporti di tutti i cittadini entrati in Skotska. Quindi tutti. Qui cambiano un po' le cose, perché adesso si avvia la fase finale del gioco dove dobbiamo confiscare i passaporti di Skotska, quindi compresi i nostri, e dobbiamo decidere cosa fare. Non è una scelta tanto facile, anzi, sono due finali buoni, tra virgolette, che vi mostrerò. Il primo riguarda la EZIC. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, intanto abbiamo qualcuno che viene da qua, viene da Lendiforma, si chiama Tosca Vittoria, la data di nascita corrisponde, 56 km 88, va bene, la polio ce l'ha, i numeri corrispondono, quindi puoi passare. Tieni, tieni e tieni. Ah, cacchio, ho dimenticato di confiscarlo. Ecco, primo errore.
bisogna confiscare tutti i passaporti della Tosca, non solo di Anna. Stupidamente l'ho fatto, vabbè. Si invita ad amici per quanto? Per 12 settimane, che sono 3 mesi, il nome corrisponde a Antegria, questo corrisponde a 37, lo sai, 8 kg, ok. Capelli corti, sì. Mi ha detto di sì, non l'ho neanche controllato. Vediamocela pure con calma, perché è una particolare questa anche. Avremo un attacco terroristico tra poco, io prevedo il futuro, perché so che succede questa domanda. Possiamo prendere molto comoda, perché tanto arriverà il numero 7. Visito parenti, 30 giorni, questo va bene. Visito mese, i numeri corrispondono. Rinnert, iostema, va bene. Occhiali, 63 kg, 1,79 va bene. Quindi ti dirò, passa pure. Tieni. E avanti un altro. Cos'è che ho sbagliato? Giro? Permesso adesso. Oddio. Ah, perché aveva i due permessi separati. Che scemo. Mi raccomando, non sto prendendo comoda. Yurko City. Ok, qua il mouse sta facendo un po' di problemi. Ok, vediamo un attimo di sistemarlo. Polecchietta, 1,67 m, 69 kg. Questo non è scritto sospeso. E va bene, il vaccino va bene. Quindi direi che ti posso far passare. Tieni. Non impazzire per favore, caro mio mouse. Bisogno di te. Avanti un altro. Tu sei di Arstotzka, quindi devo requisire. Prima controlliamo che sia giusto. Vieni palestra, diventa rosso. Gigante d'oro. 80, 1,70 m. Matthew Mennis, direi che va tutto bene. Questo lo tengo io e ti faccio passare. Quindi tieni. Avanti il prossimo. C'è il sesto. E Valeni, altro possibile piano. Resta 10 settimane per transito. Tanto sì. Stefani, bla bla bla, 88 kg, 1,89 m, va bene. Questo non è caduto, questo va bene, quindi tieni. So, abbiamo l'attacco terroristico. Perché è arrivato il settimo entrante, quindi stiamo con la chiavetta. Qua. Ok, precisamente aspetta la chiavetta, eccolo che arriva. Siamo pronti. Dammi il cucino. Preso. Ha ucciso uno dei nostri, però abbiamo ucciso anche lui. Chiamata interrotta per attacco terroristico. Tuo figlio ha bisogno di medicine. Il Ministero dell'Informazione ha confiscato i vostri passaporti, giustamente, perché confiscati tutti e dobbiamo stare a norma di legge. Questo è appunto il simboletto di Impor e adesso ci manca l'ultimo qua sotto, che è quello delle Federazioni Unite. Oggi togliamo il riscaldamento e continuiamo. Il serial killer dei bambini fugge di prigione. Fuggito dalle Federazioni Unite, Simon Vance sta tornando in patria. E quindi abbiamo questo Simon Vance come nome da tenere d'occhio. Vediamo cosa dobbiamo fare e magari puliamo un attimino il mouse. Che non si capisce. Settore, posso fare questo? No, questo non è il controllore. Leggi il bollettino attentamente. Adesso vedremo. C'è il mouse che sparisce ogni tanto, quindi vediamo magari di spostare un attimo la finestra. Io personalmente non ho paura, lo farò sodo. Come vedete, date l'indagine 24 di il famoso finale alternativo che abbiamo. Abbiamo un signor Simon Vance, in teoria è lui. E vediamo un po' cosa capita oggi. Tiriamo fuori l'enorme, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, partiamo. Per il viaggio vengo a vivere con mio marito, San Marmero, non è scaduto, Hendrickson Anna, scopo per sempre, 1,72 m, 66 m, ricerca schetto. Tutto
quindi ti dovrei far passare. Tieni, tieni, tieni. Non creare problemi, adesso andiamo avanti. Vediamo che arriva. Oh, ciao Giorgi. Giorgi è in regola oggi, quindi non passare. Un posto vicino a nord. Molti passaporti sono bloccati, non possiamo partire, non è buon segno. Aspetta, io conosco il tipo e mi dà questo che è il documenti falsi per l'Uristans. Sembra proprio vero, è entrata approvata, prezzi onesti, 0 domande, consegna lampo, condizioni sul retro e possiamo pagare 25 per poter entrare nell'Obristan. Chiedere di Timofei 20. E quindi 25 a testa, possiamo tornarlo a questo. Grazie ancora. Sai una cosa? Prendi il mio passaporto. Io trovo un altro, no problema. E quindi ci dà il passaporto in automatico. Guai. Grazie. E tieni il cittadino. Ho visto un bel posto in questo periodo, tanta neve. Non so se trovi altri passaporti per famiglia, ma sei furbo, sicuro che riesci. Buona fortuna. E questa è una delle missioni che possiamo fare, quindi cercheremo anche di trovare passaporti per l'Ostana, in qualche maniera, anche se per un sacco di citazioni, per cercare di fuggire, perché un altro tipo di missioni che voglio mostrarvi qui. Madeline Beloska, che è qua per discussione diplomatica, sì, Rastotska va bene. Questo va bene, questo non è scaduto, ti dirò, puoi passare, Madeline Belovska, tieni, tieni e tieni, forse è contraffatto il simbolo, ma non sembrava. Ok, non mi viene detto niente. Tu non hai passaporto. Durante il soggiorno un mese di visita. Ecco, dammi il passaporto, è un passaporto dell'Obstan, non somiglia alla foto. Ok, diamo questo. Non so se sei tu. Ok, sei tu, però il passaporto me lo tengo io. E quindi abbiamo già due passaporti per l'Obristan. Tieni e tieni. Il mio passaporto è confiscato. Come io viaggio? Contatto numero su talloncino. Avanti il prossimo. Quanti ci ultimo ammonimento, tra l'altro, ma possiamo permetterci anche un sacco di ammonimenti in realtà. Anche tu sei di qua, quindi lo prendo e te lo confisco e ti mando avanti. Non me ne frega niente che tu sia in no, tanto ti confisco lo stesso. Contatto numero 5, prendiamo un sacco di citazioni oggi. Infatti io questa vale come 5 crediti. Però abbiamo già passaporti. Tu vieni da Ian, sei Simons Jensen, resta un paio di giorni, sei in transito? Sì. 1,85 m, 84 kg, lo sei. Questo non è scaduto, impor, i numeri sono giusti. Tutto il resto sembra giusto, quindi ti faccio pure passare. Non mi interessa il passaporto perché non sei dell'Obstan. Non creare problemi. Oh, documento. Questa è una persona che conosco, guardala. Ti voglio bene qua. Simon Vance ha tolto lei a me, lo seguo da tante settimane. Spero che viene qui presto. E favore, chiedo un importante. Fai passare lui se vedi, ma prima prendi il passaporto tuo. Io torno dopo. Sul passaporto, dai il passaporto suo e io ne intanto. Va bene, questa volta lo faremo. Pagherà per cosa ha fatto Giulia. La tengo io. E sappiamo che Simon Vance dovrebbe arrivare domani, certo. Abbiamo un altro. Tu hai questo documento qua è sbagliatissimo, credo. Quindi ti muovo via. Non ti arresto neanche. Vai via adesso. Vediamo se arriva qualcun altro dell'Obstam. Dovrei avere 6 documenti? 5-6 documenti? Certo, 6. Questo possiamo requisire. Prendiamo un'altra munizione per fare lo stesso. Passa pure. È confiscato. Voi non potete fare questo. Contatto numero stallone. Possiamo farlo.
Altra citazione, prendiamo 10, 5 gradi. Dopo del Vaggio vengo per visita, dall'Esneradi, vengo pochi mesi, va bene, Repubblica va bene, questo va bene, Cassidy, Captain, 67 kg, 70 kg, quindi non va bene, ciao e arrivederci, non mi interessa neanche perquisirti, e avanti un altro. Un altro globo? No. Tetane, polio, va bene. Gilbert Vance, immigrato in Narstotska, quindi sono immigrato. 87, 70, 78, forse. No. Occhiali spessi, non ce li hai. Quindi controlleremo se sei tu. Il resto va bene. Controlliamo. Tieni questo. Ok, sei tu. Approvato e passaporto. A quanti passaporti siamo? 1, 2, 3, 4, 4. Okay. 1, 2, 4, sì. Ok, scopo del viaggio sono di passaggio. Vieni da Outer Cruise, che dubito veramente che sia in questa zona. Se non sbaglio è di Antegrio. In realtà, a forza di vedere, ormai conosco la geografia del posto, a forza di giocare più che altro. Quindi via. Avanti il prossimo. Buongiorno. Tu sei uno di Arstotzka, ti devo requisire il passaporto, comunque. Vediamo se sei tu. Questo andava bene, quindi questo lo teniamo. Possiamo far passare, tieni, tieni e tieni. Confiscato passaporto. Siamo qua 1, 2, 3, 4. Quindi noi compresi dovremmo avere 6. Quindi ce ne mancano ancora 2. Qua mettiamo sotto norme. Scopo del viaggio transito. Vediamo se è scaduto. Esattamente. Ciao e arrivederci. Ok, è un'altra giornata è completata. Andiamo avanti verso gli ultimi giorni. Come vedete abbiamo già quattro passaporti per noi. Trovo una vecchia famiglia. Ora fuggire in Austria con familiari. Vi ho detto tranquillamente ogni giorno quanti familiari abbiamo. Come vedete abbiamo cinque familiari con noi compresi, vuol dire che abbiamo bisogno di sei. Quindi abbiamo bisogno ancora di due passaporti. E ci costa 100 perché 25 per ogni familiare, siamo in 4, quindi fatto conto, abbiamo bisogno di 150, ce li abbiamo. Lasciamo pure tutto quanto in spesa perché adesso possiamo permetterlo. Ma tutta la questione è quella: città contesa, pomo della discordia. Il giorno 22 dicembre abbiamo è il trentesimo giorno perché sta arrivando lui. Dobbiamo togliere dal muro perché sennò ci arrestano. Ed è un altro dei possibili finali. Abbiamo anche la foto che ci viene data proprio oggi perché dice: ah, figo, l'appendo. E poi finisce il gioco. Quindi stiamo attenti. Questa la mettiamo via. Questa la mettiamo via. Questa la mettiamo via. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Anzi, no, questa la mettiamo. Foto bellissima, ma la metterò dopo. Forse il posto non è male. Con quel che succede, vi visita, presidio e bella pausa. Hai ricevuto 22 monumenti. Parecchi. Guarda che sono finite. Evviva. Le targhe sono finite, è bellissimo. Questo lo rimettiamo al muro, rimettiamo il muro anche in disegno. Possiamo mettere il muro a foto. Nome. Cosa cambia? Tutti i dipendenti governativi saranno soggetti a un'indagine informativa. Il coinvolgimento di gruppi non porterà all'arresto immediato. Data dell'indagine 24 dicembre, non ancora anzi dal designato. Vai. Sì, vai, vai. Non ho cose in regola, non mi interessa, tanto la citazione la prendo comunque. Quindi vai avanti. Sei Simon Vance, quindi Simon Vance cosa facciamo? Simon Vance
rischiamo il passaporto e lo facciamo passare. Quindi Simon per dire assolutamente niente, solo con criminale, come viene detto. E qui ho bisogno di andare su questa pagina perché vedete che era là. Restano resto su 14 giorni perché? Per transito, adesso vediamo. Transito 14 giorni, tutti lì, quindi ti devo controllare, che va bene. Il vaccino va bene, il nome corrisponde. Quindi è tutto a posto, non ti è scaduto nulla. 72,73 per me è andato. Spero che non, di non aver dimenticato niente, ma probabilmente avrò dimenticato qualcosa. Un attimo, tutti qui per lavoro, ministero del lavoro, questa city, questo simbolo mi piace anche, ma dovrebbe essere giusto. Dov'è il tuo vaccino antipolio? Ok, vai. E va bene, il nome non corrisponde, credo sia tua sorella. Vediamo se c'è più di un nome. Quindi ti posso andare via. Ciao, ciao, ciao. Ok, vediamo se fa quello che sta dando Simon Benson prima o poi. Non è lui. Repubblica. Di fronte per asilo politico. Le rispondono. Sì, questo va bene. David Salmon, Repubblica, come corrispondono? 1,59 m, va bene. Questo non è scaduto, come può passare. Tieni, tieni e tieni. Arriverà ancora qualcuno dell'Obristan? Oh, questo è lui, quindi hai visto lui? Certo, il suo passaporto. Io conosco questa città, la trovo facile. Bene, fai passare. Tieni la foto anche. Ok, tu hai il passaporto su. Fai passare. Grazie, prego. Mostro nome. Io mostro a lui mentre soffre. Mia Giulia. E qua l'ultimo. Quello delle Federazioni Unite. Sì, ci abbiamo un altro movimento. E questo costa anche C. Però vabbè, abbiamo preso l'ultimo token che ci mancava. A te serve il... Dov'è? Oh, dov'è? Straniero permesso accesso. Vedete che l'hanno spostato ed è un po' difficile capire dov'è. Se ci vuole. Prossimo. Eccolo qua, quello dell'Obristan. E questo è l'ultimo passaporto dell'Obristan che abbiamo. Quindi ti faccio passare, non hai un cacchio, prova. Contatto non funziona. Ok. Ok, vediamo un po' se di passaggio. Passaggio di settimane va bene, il nome corrisponde, 1,85 m, 103 kg, questo va bene, questo va bene, numeri, quindi ti posso far passare. Quindi abbiamo i passaporti necessari per andare via e quindi attivare il finale anche a fine questa giornata, se vogliamo, anzi, molto probabilmente, in modo che vi mostro prima un finale e poi l'altro, scambiato questa volta. Grazie di Novest, sei in visita, due settimane, numeri corrispondono, nome corrisponde, 56 kg, 1,76 m, il vaccino ce l'hai ed è anche tuo, quindi posso passare, tieni e tieni, avanti un altro. Ok, un altro dell'Obristan, vediamo di farti passare lo stesso, eventualmente. Resta un paio di settimane per transito. No, 15.
tutto il resto andava bene, quindi ti faccio passare pure. Non creare problemi. Ok, documenti prego, un altro dell'Obrestan, Evan Simmons, visita 3 mesi, 1,80 m, 80 kg, transandati, questo è scaduto. Quindi devo andare via. Tieni, tieni e tieni. Avanti un altro. Adesso possiamo fare con calma, veramente calma proprio, perché tanto... È scaduto il passaporto. Poi vediamo un po' chi abbiamo. Documenti prego. Ok, Bill. Rimane 2 settimane. Visita. Questo corrisponde con il 3,55 km, lo sai, quindi questo dovrebbe andare bene. Altro. Documenti prego. Luis Quintana viene qua per asilo politico. Questo è scaduto. Quindi possiamo mandarti via non così. E vediamo un'altra persona ancora. C'è un altro dell'Obrestan, Justin Oronenko, sempre rappresentante diplomatico addirittura. Scritto Arstotzka qua giù, il simbolo è giusto. Tutto il resto sembra giusto, quindi io posso farti passare. Con questa 30ª giornata con il nostro bel 17, un bel ammonimento perché l'autorizzazione era controfatto, perché il simbolo era controfatto. Va bene, abbiamo finito un'altra giornata, la 30ª giornata, fine del giorno 30. Vedete che abbiamo tutti tranne il primo, che come vi ho detto prima all'inizio dell'episodio ho sbloccato a parte, diciamo. Però puoi fuggire in Obrestan con l'intera famiglia. E qua possiamo avviare il primo dei due finali fighi, o comunque i tre finali. Uno ve l'ho già mostrato ed era il finale super per Arstotzka. Uno è il finale della fuga, che è questo. Che vedremo però... no, lo vedremo dopo. Voglio prima dormire e fare un altro giorno ancora. Bagno di sangue a Jaystora, Simon Vance brutalmente ucciso. Quindi abbiamo fatto uccidere Simon Vance grazie al magheggio che abbiamo fatto con persona dalle Federazioni Unite. E oggi è l'ultimo giorno, il 20 dicembre 1982. Cosa succede in questa giornata? Tutto. Se ve lo ricordate, procedere con l'incarico assegnato fino al nuovo ordine. Mai allontanarsi dalla regione, abbiamo 3 ricercati, cose del genere. Non cambia niente. Se non il fatto che sappiamo che verrà un attacco dell'Edric oggi. Cosa facciamo se vogliamo far successo nell'Edric? Non dobbiamo fare assolutamente nulla, dobbiamo lasciare fare. E così li faremo. Tu non hai nome uguale, quindi noi procediamo tranquillamente col nostro lavoro. Vediamo subito. Hai più un nome? Controlliamo. Va bene, controlliamo. Il giorno della rivoluzione importa abbastanza poco. Se comunque sei passare, tieni e vai pure. Ciao, sei sicuro. Non sparare, l'ordine della tesi. Quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla. Vediamo un po' chi arriva una persona, Gabriel Pisdanov, per visita 2 mesi, va bene, 78 kg, 1,75 m, spazio. I numeri corrispondono, il vaccino sarà giusto,
quindi per me puoi passare. Tieni e tieni e tieni. Problemi. E avanti il prossimo. Documenti, prego. Krestin, Lugonia, Stevo. Non è seduto, dobbiamo acquisire il tuo passaporto, però questo è scontissimo, tipo. Concorrenza rilevata, questo non lo devo io e ti mando via. Quindi grazie, arrivederci. Contatta il numero sotto al lucino. E chiamiamo il prossimo. Ok, Giorgi, ciao Giorgi. Grande colpo, enorme, non immagini. Volevo solo ringraziare te. Ho fatto fila solo per questo. Magari ora esco in di giro. E come vedete mi dà 40. 40 soldi, 40 dollari che sono utilissimi. Tra l'altro, vediamo un po' questi dollari. Arstotzka, no, vabbè, non si riesce a leggere granché purtroppo. Mia presenza richiesta, questo è un diplomatico che può venire da Arstotzka, questo simbolo sembra giusto. Jacob Holland, questo va bene e questo può andare bene, quindi ti posso far passare. Ok, questo è il sesto, vediamo se al settimo succede finimondo o se un po' più avanti succede. Vediamo subito. Ok, Obrist, Jan Link, questo corrisponde, vengo pochi giorni, c'era scritto transito, sì. 56 kg, 1,79 m, caschetto. Tutto il resto sembra giusto, quindi per me va bene. Ok, quindi non è successo ancora. Forse succede all'ottavo. Vediamo quando succederà. Polio, Retrapid in ponte. Ho bisogno di un pronto. Ecco che arriva. Come vedete, arriva il camion. Già ucciso un arco. Possiamo anche usare. Ma lasciamoli fare. Tutti. Si avviano verso di me. Adesso muoio. Adesso muoio. Cosa fa? Pianta la bomba sul muro. Confine. E così la gente può tranquillamente passare indisturbata. La rivoluzione. Giornata interrotta per l'attacco terrorista. Sei corso a casa per accertare che la tua famiglia stesse bene. L'indagine informativa è prevista per domani mattina. Ora puoi fuggire in Obristan con l'intera famiglia. Possiamo dormire o possiamo andarcene? Se dormiamo, cosa succede? Ispettore, sono magnifico. E come sentite la musica lo dice anche. E abbiamo sbloccato un achievement che è membro dell'ordine. Il confine è stato violato. Hendrik si rafforza mentre i corrotti e gli avidi sono sempre più deboli. Spostiamo te e tua famiglia in casa migliore. Tuoi servizi come supporto non sono più necessari, servono agenti. Segui noi e insieme portiamo a termine la rivoluzione. Gloria alla nuova Rastotska! E questo è un altro dei finali possibili, per la precisione è il finale 19, abbiamo fatto il 20 l'altra volta, oggi facciamo il 19 e facciamo anche il 18 tra poco. Hai giocato per 3 ore, 54 minuti e 22 secondi, come vedete gli arresti li ho fatti al minimo e minimo abbiamo 10 arresti circa, qualcuno più, qualcuno meno, ma qualcuno dobbiamo farlo per forza. Abbiamo sbagliato 434 persone. E come vedete possiamo ritornare sui riconoscimenti con questa bella canzoncina. Ritorniamo però indietro perché volevo mostrarvi un'ultima cosa, ovvero il finale alternativo ancora. Vedete, questi sono i vari finali, vedete che sono dall'1 al 20. Gli ultimi finali li ho già fatti, ma non li ho fatti nella versione Steam e quindi li sto facendo adesso per sbloccare tutte quante le cose. Tutti gli altri finali sono... Non si sblocca niente in realtà facendo i finali, semplicemente quella è la cosa che avviene. Vediamo questo. Diciamo che rifacciamo la giornata 31 e questa volta scappiamo. Quindi possiamo anche decidere di andarcene via. Ministero dell'accoglienza, bla bla bla. Sì, questo possiamo. Tra l'altro, voglio fare una cosa. Proviamo a fare una cosa. Apriamoli e basta.
prova, vediamo se funziona lo stesso e quante ci vanno bene e quante ci vanno male. Ok, tu sei il tipo della Ezik. Bello, bello, tieni. Fatti un altro. Ok, prendiamo la prova, vai. Oggi passano tutti, basta. Passano, passa chiunque. È già il secondo monumento, evviva. Tu non hai neanche il passaporto, quindi non posso provare anche. Ok, è il passaporto, perfetto, tieni. Ok, questa situazione è andata bene. Oh! Ho fatto grande colpo, enorme, immagini, volevo solo ringraziare te, ho fatto fila solo per questo. Magari ora esco di giro. Ah, grazie per i soldi, avanti un altro. Ciao, benvenuto. Passa, anche se sei di Arsenio, dovrei requisire il passaporto. Ok, cominciano a tirarci via soldi per importo. Tieni. Avanti l'ottavo che dovrebbe far avviare di nuovo il trattato in casino. Ecco che arriva. Questa volta proviamo a fermarli, vediamo se ce la facciamo. Li fermiamo meno, tanto scapperemo. Quindi datemi il mio fucile. Ok, così. Non possiamo sparare l'altro. Ma noi dobbiamo fermarli. Del giorno 21, giornata di prolotta per il terrorismo, sei corso a casa per accertarti che la tua famiglia stesse bene, la tua indagine informativa è prevista per domani. Poi fuggire in questa ancora in tua famiglia. Quindi facciamolo al costo di 50. Fuggi. E vediamo un altro dei finali possibili. Prendi con te tuo figlio, tua moglie, tuo nipote, tuo zio e tua suocera per fuggire in Britannia. Come si dice, la musica è il terzo finale, che questa musica è negli unici tre finali dei positivi. Quindi immaginatevi 3 su 20 vuol dire 15% dei finali. Sali sull'ultimo treno per i territori del nord. È quasi morto. Paghi i passaporti e i cedolini di rientro. Sono contraffatti in modo rozzo e sbrigativo. Tra l'altro, un'altra cosa, a seconda di quanti passaporti avete, cambia il finale. Nel senso che c'è il finale in cui avete tutta la famiglia o avete solo una parte della famiglia. Quindi è uguale, identico, semplicemente i passaporti sono di meno e la musica è diversa. Raggiungi il confine all'alba. La fila è immensa. Obristan immigrazione, 6 ore dopo. Documenti. Entri da solo? No, anche mia famiglia. Passo ora tutti i documenti. Veniamo per visitare parenti. Non importa perché vieni, aspetta qui. Cacciun. Cacciun. Sono 4. Cacciun. Sono 5. Cacciun. E sono 6. Bello che ci ha fatto aspettare un pochino. È molto bella. Benvenuto a Oblistan. Prossimo. Trionfi Oblistan. E come cosa da Stotska c'è Trionfi Oblistan. Questo era il finale 18, come potete vedere. Non è cambiato granché, se non è un finale diverso dal solito. Quindi grazie ancora a tutti quelli che hanno seguito questo Let's Play Papers, Please. Io sono molto contento, ho praticamente perso la voce cercando di registrare questo Let's Play, quindi adesso mi fermo e cercherò di cambiare. Ci sarebbe la modalità infinita, ma è una ripetizione del gioco. Ringrazio veramente tutti quelli che stanno seguendo questa serie, che stanno seguendo il canale, che si sono appassionati a giochi come questo, al Lundare, a tutto quello che c'è sul canale. Mi fa veramente molto, molto piacere, vi ringrazio ancora. Veramente molto bello.
E possiamo salutarci con la sigletta finale di Arstotzka, Papers, Please. E ci vediamo al prossimo Let's Play. Io sono Ace Brave. Namaste and be brave!